Buongiorno, eccoci qui, un altro dei nostri episodi per la serie degli aneddoti interessanti. Oggi parliamo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Cosa c'entra con la matematica? Beh, a parte che potrebbe anche non c'entrare nulla, potrei anche parlare di altre cose, ma in realtà c'entra e molto. E in realtà c'entra molto il suo autore. Il suo autore è noto col nome di Lewis Carroll, che in realtà è uno pseudonimo perché il suo vero nome era Charles Lutwidge Dodgson. Lui ha preso il suo cognome, questo Lutwidge, lo ha fatto diventare Lewis, l'ha fatto diventare un nome, ha preso Charles, l'ha fatto diventare Carroll ed è diventato Lewis Carroll. Il che già ci fa pensare che era un personaggio un po' particolare, fantasioso, creativo. E beh, ha scritto questo racconto che penso, spero che tanti di voi abbiano letto. Molto creativo, molto pieno di immagini fantasiose che tanto stimola la creatività dei bambini, ma è anche un racconto pieno di matematica. In realtà ci sono degli piccoli studi, delle piccole ricerchine sul contenuto matematico di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma in realtà noi non parleremo di questo oggi. Voglio parlare proprio di Lewis Carroll perché è un personaggio che merita la massima attenzione. Si pensi intanto che la regina d'Inghilterra del tempo, dopo aver letto Alice nel Paese delle Meraviglie, ha chiesto di avere tutti i libri scritti da questo Lewis Carroll. E la cosa interessante è che, salvo un paio di altri raccontini non particolarmente interessanti, si è ritrovata sommersa di pubblicazioni matematiche. E già, perché lui è in realtà anche un matematico. Non ha prodotto in realtà niente di degno di essere ricordato, anzi, si dice che come insegnante, perché lui ha anche insegnato, come insegnante fosse particolarmente noioso. Quindi in realtà i suoi contributi matematici non sono di rilievo, però ecco l'aneddoto, la cosa interessante è che la regina ha fatto questa richiesta di leggere tutti i libri scritti da questo signore qui, e invece in realtà non ha letto praticamente niente perché si è ritrovata con trattati sui determinanti, matrici e compagnia bella di cui probabilmente capiva poco e le interessava ancora di meno. Quello che pochi sanno poi è che Lewis Carroll è stato un fotografo, come fotografo è stato piuttosto importante e si considera uno dei primi ad aver come dire, inaugurato il filone della fotografia artistica. E ultimo ma non ultimo, ed è il motivo un po' per quale ho pensato bene di parlare di questo personaggio, è che Lewis Carroll è colui che ha inventato, teorizzato, l'ha proprio messo nero su bianco, il sistema delle teste di serie in un torneo a eliminazione diretta. Penso che ormai tutti sappiamo di che si tratta. Il meccanismo delle teste di serie viene utilizzato non solo nei tornei, ad esempio, di tennis, non solo nei playoff di un torneo, può essere quello di basket, ma viene utilizzato anche, ad esempio, nei gironi di Champions League. Qual è il principio? Il principio è che è bello vedere le squadre più forti, i giocatori più forti, affrontarsi nelle fasi più importanti del torneo, i quarti, le semifinali o la finale. Invece nel fare un sorteggio integrale, nel vedere scontrarsi al primo turno Nadal e Federer, chiaramente non ci sarebbe alcun divertimento perché poi alla domenica del torneo ci ritroveremmo appunto uno dei due, Nadal o Federer, a giocare magari con il numero 100 del mondo. Ebbene, Lewis Carroll ha teorizzato questa cosa, ha scritto un trattatino molto interessante, una cosa logica, insomma, ancora non era noto il meccanismo, per noi è banale. Probabilmente non riusciremo a immaginare un torneo in cui i più forti si incontrano subito. È scontato ormai, da parte della nostra cultura, diciamo così, sportiva, e non immaginarsi che si parte da turni semplici per i più forti per arrivare poi ad avere gli scontri più interessanti alla fine. Però a quel tempo non lo era affatto e lui è stato proprio il primo a introdurre questo concetto delle teste di serie e questa è una delle sue eredità, è il motivo anche per cui ho voluto parlare di lui quest'oggi.